Eccoci, ciao Miccioni, ciao, ciao a tutti, benvenuti in una nuova live. Benvenuti in una nuova live. E oggi è una live un po' particolare, spezzata in due. Sì, perché voglio provare sta cosa. Quindi giocheremo a Starfield. Vi faccio vedere un trucchetto, un bug trucchetto per i primi che giocheranno domani, perché esce domani. E vi faccio vedere una cosa molto figa che ho letto in giro e voglio vedere se funziona. Ok, poi faremo una piccola pausa e inizieremo ad andare avanti con Atomic Heart. Quindi, divisa un po' in due, vediamo di fare un pochino di visualizzazioni. E spero che appunto questo trucchetto in Starfield riuscite a farlo prima che gli sviluppatori se ne accorgano. E che sistemano tutto, insomma. Spero che quando guardate questo video si possa ancora fare. Se no, mi dispiace. Ci ho provato. Innanzitutto, ringrazio tantissimo chi verrà a sbirciare la live. Grazie, grazie, grazie mille. E ringrazio tutti quelli che poi vedranno la diretta o i video appunto su YouTube, perché le dirette le streamo sul canale viola e sul canale verde. Nei commenti trovate tutti gli indirizzi. Poi le dirette vengono spezzettate, ok? E fate video dati in pasto a YouTube, ok? Quindi potete vedere le anteprime o i tagli, insomma, su YouTube, i video già pronti, insomma, che magari sto in giro andare su e giù per mezz'ora, e quindi io quella parte lì la taglio e vedete subito il risultato. Detto fatto, così, insomma, faccio do i video a YouTube, insomma, così sono belli pronti e sapete che YouTube è il canale, tra virgolette, quello principale, insomma, dove faccio anche dirette, sì, ma dove porto anche i video. Bene, direi di iniziare. Partiamo subito con Starfield. Vi faccio vedere quel trucchetto che ho letto. Voglio vedere se funziona, ok? Sì, perché ci sono notizie su notizie che vedete in giro bombardati. E oggi è il 5 settembre, anche se vedete il video in differita è il 5 settembre. Domani esce Starfield, quindi è possibile giocarlo sul Game Pass, per chi ha il Game Pass sia su Xbox che su PC, e potete sbizzarrirvi da lì in poi, quindi anche voi potete giocarlo, quindi via, partite ad esplorare sto gioco che si presenta molto molto vasto e lungo. Perché leggevo che io non l'ho finito, sono proprio agli inizi, 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 ma la campagna principale si aggira intorno alle 20-30 ore. E poi, se siete completisti, ovviamente le ore triplicano, quindi siamo intorno ai 100 ore di gioco più o meno, e passa più o meno, più o meno, più o meno. Io non so, io vi riporto quello che leggo un po' in giro, cosa leggo, mi stuzzica un po' più di altre cose. Comunque, grazie ancora per chi metterà poi mi piace su YouTube e chi soprattutto si iscriverà ai canali, sia sul viola, sul verde e che su YouTube, appunto. Direi di partire, cosa dite? Let's gaming! Eccoci qua, eccoci qua. Appunto, sempre sul Alpha Centauri, siamo sulla cittadella, insomma, dove siamo stati nella seconda puntata, sì, nella seconda puntata di Starfield, i miei primi piccoli passi, e voglio farvi vedere una cosa. Ora siamo davanti alla loggia, ok, la loggia. Fa parte appunto del luogo dove arriveremo per primo, ok? Fa sempre parte della missione principale, ok? Quindi, appena abbiamo parlato con Sara, che è dentro la loggia, e altri due membri, insomma, abbiamo libero sfogo di esplorare la loggia. Quindi possiamo andare su, giù, eccetera, eccetera, eccetera. Nello scantinato c'è una tuta molto, molto, come si dice, appetibile. Per chi inizia e vuole avere una buona salute, buona difesa, eccetera, eccetera. È possibile ottenerla ovviamente sbloccando varie abilità come
fracassinare quello che è, insomma, aprire le teche, aprire le casseforti, eccetera eccetera. Però un utente ha scoperto che si può avere questa uniforme, insomma, con un piccolo bug. Ora, adesso vediamo se funziona. Se funziona, ve lo consiglio di farlo subitissimo, ok? Prima che iniziano a sistemare questa cosa. Quindi, semplicissimo. Andiamo alla loggia, sottoterra, vediamo la teca e vediamo se riusciamo ad accaparrarci quella statuta, che è molto utile per noi, per i primi passi, insomma. E vi dà una mano, insomma, con il gioco. Volevo farvi vedere un'altra tuta, ma questa è quella più facile, quella più imminente, insomma, da farvi vedere. Quindi, senza girare intorno di qua e di là, vi faccio vedere la cosa. Nel frattempo è diventata sera, ok, va bene. Quindi, partiamo. Siamo alla loggia, ok, entriamo. Vediamo se funziona sto bug, spieghiamo. Per chi magari viene fissato il bug poi al day one o cosa, mi dispiace se vedete il video adesso, ma vediamo se riusciamo. Ok, andiamo sotto i sotterranei della loggia. Ci sono dei laboratori. Quindi la teca dovrebbe essere di qua, dove vedete questo divano coperto. Eccola qua, questa è la teca. Questa è la tuta molto fica, ok? Porta bloccata, vedete? La porta bloccata. Abbiamo i digipick insufficienti, quindi non riusciamo a aprirla. Però se posizioniamo il cursore, il puntino bianco, vedete? Puntino bianco. Se posizioniamo il puntino bianco sull'anta, ok, vedete? Qui, aspettate. Apri. Me lo fa aprire. Visto? Abbiamo visto che funziona, ok. Siamo riusciti a recuperare il casco. Siamo riusciti a recuperare lo zaino e anche l'armatura. Quindi, perfetto. Visto? Senza nessun problema. Quindi, ricordo di nuovo, fatelo subitissimo prima che venga corretto il bug. Quindi andate, parlate con la loggia, parlate con Sara, parlate con un altro membro, venite giù quando avete la possibilità di visitare la loggia, andate giù, ok, sui sotterranei, appena entrate subito a destra, venite giù davanti alla teca, vi posizionate con il cursore qui, ok, in mezzo fra il vetro e l'anta per aprire, diciamo. Viene fuori, apri e aprite. Il gioco è fatto. Avete la vostra tuta. Avete la vostra tuta. Super mega fica. Ok. Faccio vedere la tuta. Aspetta. Allora. Equipaggio, vediamo. Tutte spaziali. La pirata. Eccola qua. Tuta spaziale Mark 1. È questa. Questa ha buona resistenza fisica, vedete in alto a destra, ha energia, più la barra lei non mi ricordo, vabbè, comunque più al termico, vedete più 20, corrosivo 30, atmosferico 0, vabbè, radioattivo 0. E vedete le statistiche con la tuta che avevamo prima, 169, questa è buona. Per iniziare va benissimo, ok. Questa è super buona. Ok, abbiamo la nostra tuta. Ottimo. Abbiamo altri zaini. Possiamo equipaggiare. Questo è lo zaino che abbiamo preso sul manichino. Mark 1, zaino. Okay. Lo equipaggio subito. Tuta spaziale, tuta caschi, casco Mark 1, che è questo. Qua vedete anche sopra lì le statistiche. Quindi abbiamo il nostro casco, la nostra tuta, il nostro zainetto. Siamo pronti.
E fra l'altro questa è la tuta, quella che vedete nelle copertine del gioco, insomma. Bene, sono contento di aver fatto vedere. Così partite già subito. Pronti. Perfetto. Ottimo. Bene, bene, bene. Torniamo su. E andiamo a fare qualche missione qui in giro. Bene, bene, bene. È venuta sera. Vediamo che missioni abbiamo ancora da fare. Attività. Parla con Andrew. Parla alimentare la tua nave. Daga sul corrente del pozzo. Proviamo a parlare con il dottore così. Para. Inventario. Okay, andiamo di qua. Andiamo a parlare con il dottore che abbiamo aiutato l'altra live. Vediamo se aiutandolo riusciamo a farcelo amico e come membro dell'equipaggio. The data from the biosensors speaks for itself. Thank you for your help retrieving the biosensors. Let's hope that MAST takes these findings seriously. Let's hope that these... Thank you for your help retrieving the biosensors. Funziona, quindi dobbiamo ritornare più tardi. Vabbè. Parla con il sergente. Per la mappa. Ok. Andiamo a fare la missione del sergente qui, vediamo cosa ci dice. E dobbiamo anche prendere un pacco un magazzino, però non abbiamo la card per accedere, quindi vediamo se la gente ci dà una card aiutandolo, ci dà una card per accedere appunto al magazzino. Ok. Qua. My favorite part-time crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. Dai, provo. Yep. Something just came in. Colluttazione. Scuffle. Over at the Don. Security on site handled it, but now one of them is saying the other guy stole his wedding. Problem is, he left without identifying the perp, so I need you to talk to Royce Elgin at the Don's Roost. Sì, certo. Andiamo. Good. Report back here when the matter's resolved. Ok. Altro che dovrei sapere? According to the patron, the ring is valuable, but if I had to guess, not for sentimental reasons. Normally, when someone loses a valuable keepsake, they'll... Okay. Vabbè. Let me know if you have any questions. Va bene. Andiamo a recuperare sto anello. Verso
sta atterrando. Ah, dobbiamo prendere ancora in alto. Vabbè. I mezzi. E resistenza. Via. You are enjoying your time in New Atlantis. Che prima dice che c'è il ristorante. Ah, a most unfortunate incident, complicated by the fact that both parties were inebriated. Erano brilli, erano ubriachi. While I wasn't privy to the entire argument, Hugo and Octavio had been dining here together for quite some time, so it was surprising to see them at each other's throats. Devo trovare clienti. Poi ho rubato qualcosa. Questi dei clienti. Well, the one who stayed with UC Security, Octavio, is a shorter man, handsome and refined. His favorite menu item is the saint, I believe. The other, Hugo Fournier, is a tall, slender gentleman with a French accent. Excellent tipper, well-mannered, but a bit hot-tempered. Qualcosa? I wasn't witness to any theft, and both men were wearing rings, if I recall correctly. E dove mangiavano qui insieme? Oh, yes, quite often. They had a usual table over in the far corner with all the traditional accoutrements. Music, candles, wine. You see where I'm going with this. But this time the two had barely sat down before the argument got heated. Thank... Okay. I assume that would be the slender gentleman, Hugo Fournier. He was the one who excused himself after UC Security arrived. I believe he lives in Athena Tower, although he may be checking out soon, but I would start there. Okay, trova. Enjoy the rest of your day. If the bartender has a mystery drink for you to try, don't. Quindi posso, gli posso mangiare anche il piatto sul piatto. Bello. Impressionato. Vabbè. Questi appena rubo qualcosa subito. Ehi, ladro! Ti ha giocato a Skyrim. Andiamo a vedere di qua. So after an hour of whining, you're finally out here. You didn't hear this from me? Are those ecliptic mercenaries? Hugo, guarda qua, Hugo. Oh, I can't believe that, Octavio. That liar, that manipulator, that... Le mascalzone, l'uomo che ti ha accusato... Ti ha accusato... Quanti qui? Lying, cheating, foul piece of Dawnglider dropping. Ecco, perfetto. If I had my way, I'd tie him to the back of a ship and grab jump it right into the nearest star. 5 years we were together, half a decade, and he threw it all away for that waiter. Ecco, geloso. Tuo ex afferma che quell'anello l'hai rubato. Cosa è successo? It was supposed to be a romantic dinner, our last, before we pledged our lives to each other. Ma invece? An hour before, I decided to do some cleaning to calm my nerves. I picked up a pair of pants he left on the floor, and out falls a napkin from the Dawn's roost with a number written on the back. To think he had the audacity to schedule a date with me at the same restaurant? I was livid! Okay. I went to the date and held it together just long enough for the waiter to serve us, then I went off! He would say that, but as far as I'm concerned,
It's my property. Tu he gifted it to me when he proposed. It's not his to return. E comunque di sua proprietà, sono d'accordo, non è come. Però come che sei libero di andare. Comunque di sua proprietà. Andiamo. I don't care. I'm not giving it to you. Returni. Un regalo è il caso. Tu vorresti qualcosa che ti ricorda lui? Eh sì, però io ho 3 turni. Persuasione ho solo 4. Provo. I think my lawyer would disagree. Either way, if Octavio wants to take me to court, then so be it. Che va? So you would rob me too. You're not giving me a choice. Niente, no, non riesco perché. No, non ho punti necessari per. I don't care if you're with UC Security, I have rights. And as far as the ring goes, I don't know what the law says, but no, abbastanza punti per persuadere una persona. As soon as my assistant finishes packing my things, I'm taking the first tram to the spaceport. Not just dating, betrothed. And I have the engagement ring to prove it. No, there are some things in life that cannot be repaired. Possiamo rimediare la cosa, non sono un dottor stranamore. I don't love you, and without love, what's the point? E quindi niente, non si può fare niente. Good day. I've never felt so good. He would say that. He gifted. Sono d'accordo, non è commesso che senti di andare. I'm glad you could see reason. This ring is going to fund a very. Maybe I'll even take the. Vabbè. Ho detto che per me ha ragione. Ciao. Andiamo dal sergente a dirgli che va tutto bene. So che sta cosa avrà delle conseguenze, però non ho abbastanza punti per persuadere una persona, quindi abbiamo regalato quell'anello. Vai, divertiti. Divertiti. Ok, sergente ho fatto, mi dia i crediti che ne ho bisogno. Eccolo. Officer, what can I do for you? Uso le indagini. Ah, perfect. Did you manage to get the ring back? No. Ugh. Really? I should have known this was a waste of time the moment I laid eyes on that drunk. That's on me. Without saying names, there are some people in the city who treat us like their personal security service. Okay. But you know how it goes. Ma era la cosa, sometimes we protect, other times we serve. Either way, bravo, dammi la paga che non ho bisogno. It's well deserved. Perfetto. 2000 crediti così. Ottimo.